Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo nuovo episodio del Saramas, una serie di video lunga 24 giorni in preparazione al Natale. Oggi siamo qui per un video molto speciale a tema libri, perché infatti andremo a parlare di serie di libri. Io non sono una grande fan di serie, nel senso che quando ho cominciato a leggere i libri ho iniziato con le trilogie, quindi ho letto Hunger Games, Divergent, The Maze Runner, tutte quelle cose lì, e quindi credevo di essere fan delle trilogie, ma ho scoperto di non esserlo. Magari mi interessa e voglio continuare a leggere di quelle storie, di quei personaggi, però non subito, e quindi magari aspetto un anno a leggere quello dopo e mi sono dimenticata quello che è successo nel libro 1 e quindi vorrei leggerlo di nuovo per leggere il libro 2, però se leggo il libro 1 di nuovo poi passa un altro anno, cioè capite? Un circolo vizioso delle cose. Quindi tendo a lasciare le serie a metà. That's me! Ovviamente non è sempre così, però siccome la pila qua è molto alta è un po' così. Ma oggi non andremo solamente a parlare di serie che ho interrotto e che voglio assolutamente finire il 2021. Parleremo di una serie di libri che voglio rileggere e di serie che voglio iniziare. È un po' un misto di tante cose, però insomma parleremo di serie di libri in generale. Io partirei dalla serie che voglio rileggere nel 2021 perché fa parte di un GDL a cui partecipo e mi piacerebbe se anche alcuni di voi partecipassero insieme a me. È un GDL che ha creato Cora, che vi lascio il suo profilo qua sotto, e queste qua sono le tappe della rilettura, cioè almeno per me e lei sarà una rilettura, ma per alcuni magari è una prima lettura. E la saga è appunto La Quinta Onda di Ricky Yancey. Questo è il primo libro della serie, ossia appunto La Quinta Onda, e non voglio dirvi molto della trama perché secondo me è molto da scoprire e principalmente non so spiegarla senza fare troppi spoiler, ma parla di questa giovane ragazza chiamata Cassie, la quale si ritrova durante un'invasione aliena, però un'invasione aliena molto particolare, cioè gli alieni in questione non sono alla E.T. Vi assicuro che è molto bella, è una delle mie serie preferite in assoluto, e appunto questo qua è il primo libro, La Quinta Onda, ne vale moltissimo la pena secondo me. Il secondo, che a me non aveva fatto molto impazzire, era Il Mare, Il Mare Infinito, che appunto continua sempre le loro avventure, bla bla bla, non vi faccio ovviamente spoiler a riguardo. E l'ultimo libro che mi ha completamente spezzato il cuore è L'Ultima Stella. So che moltissimi hanno odiato il finale, però a me in realtà è piaciuto, anche se capisco perché molti l'hanno odiato. Come vi dicevo, per me questa qua sarebbe una rilettura, però mi piacerebbe vloggare la mia esperienza a riguardo, con o senza spoiler, magari senza, siccome so che moltissime persone non hanno letto questa trilogia. Quindi fatemi sapere qua sotto con un commento se vi farebbe piacere un vlog unico oppure più vlog dove rileggo questa serie. Penso che le rileggerò in inglese, infatti spero che qualcuno mi regali il cofanetto in inglese con questi libri, perché mi piacerebbe avere un'altra copia, perché è una serie che mi ha veramente lasciato qualcosa dentro, e ha uno dei miei book boyfriend preferiti, cioè Zombie. Lo amo e vorrei anche vedere effettivamente se la crush rimane oppure se n'è andata, e magari no, non voglio dirlo perché sarebbe veramente un'eresia, è come dire che mi piace Gale di Hunger Games. No, beh, non ci penso neanche. Andiamo avanti. Una serie che mi piacerebbe finire nel 2021 è poi quella di Una Corte di Rosa e di Spine. Io ho iniziato questa serie nel 2018, poi ho provato a leggere questo libro qua che non so come si chiama in italiano, comunque per gli amici si chiama Akomaf. L'ho iniziato in un momento veramente brutto ed ero arrivata a pagina 210 perché c'è ancora il segnalibro dentro, solo che poi sono finita il reading slump, quindi nella mia crisi del lettore, e non sono più andata avanti da allora perché dovevo rileggere le 200 pagine prima e non ho mai più avuto voglia di andare avanti con questa serie, anche se sinceramente quando li guardo dico perché no? E poi ovviamente ho già anche Aquar, queste sigle. Però raga, non lo so, cioè devo andare avanti? Posso rinunciare? Perché il mio interesse da 1 a 10 è pari a 6. Diciamo che tra tutte queste serie che ho qua, forse questa qua è l'ultima che metterei tra quelle che davvero voglio leggere in questo momento. Vale la pena di andare avanti a leggerli? Fatemi sapere. Ah, e non vi dico di cosa parla perché non me lo ricordo neanche io. Cioè me lo ricordo, però difficile da spiegare, è un retelling della Bella e la Bestia, più o meno, così così. Ovviamente la serie che voglio continuare è quella di Shadow and Bone di Leigh Bardugo, non li andrò a tirare fuori da questa scatolina. Hanno annunciato di recente che il secondo libro della serie verrà pubblicato in italiano, vi metterò qui il titolo e la data, non credo che ci sia ancora la copertina, ma avevo fatto lo screen all'annuncio che aveva fatto Mondadori. Finalmente verrà pubblicato il secondo, quindi io lo leggerò sicuramente insieme alla mia amica Maria di My Wicked World.
Discord, perché come al solito quando mai non facciamo qualcosa insieme io e lei. Mentre il terzo, che si chiama Ruin and Rising in inglese, non hanno ancora annunciato, ora che sto girando questo video e sicuramente lo monterò subito, quindi vabbè, però ancora non hanno annunciato in questo momento quando lo pubblicheranno, però sicuramente, siccome pubblicano subito il secondo, il terzo uscirà nel 2021, quindi anche questo qua sicuramente lo leggerò nel 2021. Di questi qua sicuramente vlog, perché uno, so che il fan club di Mal esiste e vuole i vlog e vuole vedermi sclerare su Mal, e due, perché li voglio anch'io fare i vlog, sinceramente, perché voglio vedermi anch'io stessa sclerare su Mal, che sia chiaro. Il primo libro di questa serie, ossia Shadow and Bone, parla di una giovane ragazza chiamata Alina, la quale scopre di essere una Grisha, ossia di possedere dei poteri. In particolare lei scopre di poter evocare il sole, la luce, eccetera, e quindi andrà in questo istituto, in questa scuola, in generale andrà ad allenarsi per diventare una migliore Grisha. Questo qua è tutto ciò che succede nel primo libro, non vi vado a dire altro. E poi c'è Mal, ovviamente, che è il mio amore e che dovete leggere il libro per conoscerlo. Altra serie che vorrei finire nel 2021 è assolutamente quella di The Magicians, perché mi mancano solamente due libri, perché ovviamente è una trilogia, ma ho letto il primo, che appunto si chiama The Magicians, quest'anno. Vorrei leggere il secondo, che è The Magician's King, che esiste anche in italiano con questa copertina qui, che non ho idea neanche di che cazzo parli, sinceramente, raga. Raga, ma com'era finito il primo libro? Perché sto leggendo il dietro e sono confusa. Mi andrò a leggere l'ultimo capitolo perché non mi ricordo più. Perfetto! Grande Sara, l'ho letto quest'estate, non mille anni fa, quest'estate. E poi l'ultimo, che è The Magician's Land, che non credo ci sia ancora in italiano e non penso che uscirà, perché questo qua è uscito in italiano tipo due anni fa. Questi due sono appunto gli ultimi due capitoli, ovviamente chissà quando li andrò a leggere, però l'anno prossimo assolutamente devo raggiungere la fine di questa serie, così da poter guardare finalmente la serie TV, perché il mio problema è anche questo, cioè se so che c'è un film e ho la serie TV, prima leggo i libri, quindi capite bene che io ho preso questi libri di The Magicians il primo anno dell'università e li sto leggendo ora. Mi sono iscritta all'università nel 2016, è quasi il 2021, buongiorno! Altra serie poi che vorrei finire è quella di Vampire Academy. Mi mancano gli ultimi due libri, che sono Spirit Bound, che in italiano ha questa copertina qua. Anche di questi non ricordo bene come è finito l'ultimo libro. Vedete la mia faccia che si sta chiedendo veramente com'è finito l'ultimo libro, raga. Non lo so, non me lo ricordo più. Però la copertina in inglese fa veramente schifo. Ha proprio un giallo cacca che boh. Però ha due che si baciano, ho già capito, sarà un libro brutto per me. Vabbè, tanto sappiamo che la mia ship non si avvererà mai, perché figurarsi, raga, figurarsi. E poi mi manca da leggere l'ultimo libro, che è un tomo, che è L'Ultimo Sacrificio. Questo mi ricordo come si chiama, però questa qua è la copertina. Vorrei dire manco la Bibbia, ma questo qua c'ha, cazzo, quasi 600 pagine. Vabbè, ce lo leggeremo, raga, però. E guardate che io conto su di voi. Cioè, se a fine 2021 arrivo e ancora non ho letto tutti questi libri, mi dovete venire a cercare. Io conto su di voi. Ultima serie poi che voglio finire, qua ho solamente questo libro qua, è Twilight, qua ho solamente Eclipse, casa dei miei o New Moon, quindi non ho neanche la possibilità di andare avanti con la serie adesso. Principalmente dovevo leggere New Moon quest'anno, non l'ho fatto, mia mancanza. In realtà dovevo leggere anche Eclipse e Breaking Dawn, ma lasciamo perdere. Quindi ripongo tutte le mie speranze nel 2021. Però devo anche ricordarmi di non pensare li leggo durante l'autunno perché fa Halloween vibes. No, Sara del futuro, non pensare una cosa del genere, perché sennò poi ti ritrovi ad autunno che non hai scazzo e non li leggi. Quindi leggili durante l'anno, piano piano te li leggi. E poi serie che assolutamente voglio iniziare, perché è nella mia libreria dal 2016, pure questa probabilmente ancora non l'ho letta, è quella di, come si chiama il primo libro adesso, boh, Cinder. Non l'ho trovato in libreria, non so dove cazzo l'ho messo, raga, non l'ho trovato. Quindi vi mostro Cress, ma questa qua è la copertina del primo libro. Questo qua è una serie di retellings delle fiabe più famose, però in versione un po' strana. Non ho mai finito di leggere il primo perché non riuscivo ad andare avanti con l'inglese, era un po' difficile, e quindi l'ho sempre rimandato, però non ce la faccio più a vedere in libreria, raga. Cioè, o lo leggo e mi fa cagare e lo do via, e do via anche tutti gli altri, oppure li leggo, perché non voglio più vederli lì. Ha senso questa cosa? Spero di sì, perché non ne posso più, hanno delle copertine belle, sono belli, però basta vederli lì. Poi voglio leggere quello su Rapunzel, mi piace. No, forse non mi capite. Vabbè, raga, comunque voglio leggerli. Fatemi sapere se avete letto questi in particolare, fatemi sapere se secondo voi mi potranno piacere, perché secondo me no, non sono per niente il mio stile e secondo me mi faranno cagare, però vabbè. Detto questo, per il video di oggi è tutto, fatemi sapere quali serie voi volete leggere nel 2021, oppure finire, oppure rileggere.
Se volete partecipare al GDL della quinta onda, contattate pure Cora. Sta anche organizzando altri GDL molto belli, quindi andate a sbirciare sul suo profilo e ovviamente in generale seguitela. Noi ci vediamo domani per un nuovo video e bye!